Il Salernitano è alle prese con la conta dei danni causati dal maltempo alle aziende agricole della Piana del Sele e del Vallo di Diano. I cittadini e gli imprenditori da anni attendono interventi concreti per la mitigazione del rischio idrogeologico. Anche prima delle abbondanti precipitazioni dovute ai cambiamenti climatici, da queste parti, paesi e intere pianure si inondavano a causa dello straripamento di canali e fiumi. Particolarmente pesante in questo momento la situazione nella Piana del Sele, dove molte aziende serricole sono state inondate dalle acque del Sele con danni milionari alle colture di quarta gamma e alle erbe aromatiche sotto copertura. Analoga situazione nella piana del Vallo di Diano. Per far fronte all'impatto degli eventi meteo, che al momento sembrano destinati a perdurare, è necessario un tavolo di concertazione, afferma con forza il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Salerno. E noi chiediamo un tavolo per avere un confronto con le istituzioni e col consorzio di bonifica, con le istituzioni per cercare di dare una mano alle aziende che stanno in ginocchio e col consorzio di bonifica per fare un programma e quindi intervenire prima che avvengano questi disastri. A difesa delle aziende agricole del Vallo di Diano, il portavoce di Fratelli d'Italia di Teggiano, l'avvocato Paolo Carrano, chiede interventi di prevenzione e messa in sicurezza, altrimenti, dice, saremo costretti a vivere e a subire inondazioni che danneggeranno ulteriormente il territorio.